Buonasera a tutti. Questo video per aggiornarvi sulla situazione della Neaschese alla data odierna. Oggi è giovedì 29 ottobre e sono le ore 17:45. Al momento abbiamo ricevuto altri casi positivi, siamo a 34 casi positivi e abbiamo circa un'80ina di persone in isolamento. Non vi do il dato preciso perché non ce l'ho ancora fatta ad aggiornare il database. Come avrete sentito, e sicuramente la voce gira velocemente in paese, anche mia figlia è positiva, presumibilmente ha contratto il virus a scuola, ma indipendentemente da dove l'ha contratto, purtroppo è risultata positiva. Domenica ha iniziato a lamentarsi di non avere più il gusto di avere l'olfatto ridotti, pertanto l'abbiamo immediatamente isolata su consiglio ovviamente dei medici e noi ci siamo staccati come famiglia. Il giorno dopo, o meglio martedì mattina, hanno fatto il tampone, l'hanno fatto sia a mia figlia e anche a me. L'esito è stato che mia figlia ha avuto il tampone positivo, appunto, mentre il mio tampone è risultato negativo. Questo significa che continuerò ovviamente a vivere isolato in casa per le poche ore che sono a casa, perché è veramente difficile questa situazione, anche per noi sindaci, la gestione è veramente molto molto complicata e occupa tantissimo tempo. Quindi le poche ore serali e notturne che sono in casa vivrò separato dalla mia famiglia. Con questo però cercherò comunque di avere meno contatti possibili con le persone, quindi anche vi invito quando mi vedete per strada a non fermarmi, ma di parlarci al telefono, perché aver fatto il tampone ed essere negativo non vuol dire aver fatto un vaccino. E quindi io ero negativo in quel momento, ma la mia condizione attuale, come nessuno di noi la può conoscere, potrebbe essere cambiata. Io non ho alcun sintomo, mi sento assolutamente bene, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Quindi preferisco comportarmi così e mi vedrete semplicemente negli uffici comunali o nel mio ufficio, ma per svolgere la mia attività a tutti gli effetti pubblica. Torniamo a quello che succede nel weekend. Vi invito alla massima attenzione per domenica ai cimiteri. Il nostro cimitero sarà ovviamente aperto. Ci sarà la Protezione Civile che ringrazio sin d'ora. Si sono divisi in turni in modo da coprire l'intera giornata. L'ingresso al cimitero avverrà dal cimitero nuovo e l'uscita avverrà dal cimitero vecchio. Quindi anche coloro che hanno le tombe vicino all'uscita, all'entrata del cimitero vecchio, dovranno fare il giro. All'ingresso la Protezione Civile verificherà la condizione, cioè vi prenderà la febbre con un apposito macchinario che abbiamo comprato qua in comune. Vi invito poi all'interno del cimitero, chiaramente anche all'esterno, ma all'interno, quando siete in preghiera vicino ai vostri cari, di mantenere la mascherina, mantenere le distanze ed evitiamo saluti e chiacchiere e quindi assembramenti. All'interno del cimitero ci sarà il nostro vigile che ringrazio, che appunto verificherà e scongiurerà questi possibili assembramenti. Ci aggiorniamo nei giorni prossimi per il nostro triste bollettino. Fate molta attenzione, limitate il più possibile gli spostamenti e cercate di fare molta attenzione quando siete in giro per chiaramente i beni di prima necessità. Grazie a tutti, buona serata.